ho fatto degli piccoli spot dove abbiamo giocato a fare sul serio. Una serie, io non ho mai visto le serie precedenti, ma sono molto felice di non averlo fatto. Parto sempre da un reset. Un reset è quello che mi ha incoraggiato Renato De Maria, il quale ha insistito molto perché io facessi questo ruolo, dicendomi: ah, capisci un cazzo, devi farlo, è meraviglioso. E quindi grazie a Renato, grazie a Pietro che anche mi ha permesso di farlo. E spero che il tentativo di raccontare questa storia in una forma anche inconsueta dal punto di vista tecnico, e non solo tecnico dal punto di vista delle riprese, ma anche dal punto di vista drammaturgico. Io saltavo, non ci sono almeno 10 o 15 colpi di scena in questa serie che mi hanno fatto saltare a me. E se mi hanno fatto saltare a me, vuol dire che faranno saltare anche voi. Beh, diciamo, abbiamo cercato di evitare tutto quell'orrendo stereotipo che corre sulla sicilianità, sulla vendetta, tentando di raccontare un uomo dolente, un uomo quasi morto già per molti aspetti, perché è morto emotivamente, ma che cerca una via di dignità alla sua giustizia. È un tema oscuro, perché trattasi di un assassino, ma al quale hanno assassinato moglie e figlio. E quindi, diciamo, questo tema forse lo rende parzialmente emotivamente condivisibile, poi è chiaro che è indifendibile per tutto quello che farà. La vendetta è un gioco perverso. Io oggi, Ennio Fantaschini direbbe: non lavorate sulla vendetta, lavorate sul perdono. No, dopo un po' di ripensamenti, perché con la mia gente siamo attenti, perché una serie facendo un antagonista, io ho fatto parecchi antagonisti, ma ho fatto anche dei meravigliosi positivi, ho fatto Falcone, ho fatto Enrico Fermi, però la gente si ricorda più degli antagonisti. Se una giornalista mi dice un altro cattivo, la mando a quel paese, mi arrabbio, perché dico: io sono un interprete, non sono un carattere. Io ho fatto la commedia, ho fatto San Pietro e ho fatto anche Erode, e sono molto fiero di questo, perché ho fatto, come dire, il giro di Chiglia. Non mi diverto mai, soffro molto, ma quando lavoro forse soffro di meno perché tento di raccontare una storia. Vorrei fare un santo, ma non me lo farà fare nessuno. Grazie.